Allora, lo scopo di questo progetto, in parte già ho iniziato, è quello di costruire un supporto snodabile per mettere la telecamera quando lavoro, perché serve un supporto e per questo utilizziamo queste bacchette da un metro di ramino che si comprano nei Brico Center. E faremo praticamente qualcosa del genere. Basamento snodato qua, uno snodo, e qui metteremo un supporto per la telecamera in maniera tale che possiamo giocare come vogliamo. Cerchiamo però di alleggerirlo un po' per farlo meno pesante, e con questo motivo qua, con tutti i buchi. Si fanno con una sega a tazza, ovviamente. Sega a tazza del genere Track. Queste qua. La fattispecie proprio questa. Ovviamente serve di tracciare prima. Operazione alquanto noiosa che faremo con, io già ho iniziato, ne metto uno ogni 4, perché il buco è da 2 quello, ne metto uno, un centro ogni 4, tralasciando poi gli estremi, il buco dove andrà lo snodo. Matitone un po' grosso. Qui poi ai lati faremo un bel lavoretto, faremo di questo, ma lo faremo poi.
Allora, sta prendendo forma, dovrò pensare ancora alla base, ma intanto ho pensato a questa parte qua. Allora, qui ho comprato anche le opportune e l'abbiamo rotto. Ecco qua, i galletti. Mi auguro di averli presi da misura giusta. Sono M6, cavicchia, li ho presi dalla misura giusta. Allora, questi dove andranno? Andranno qui semplicemente, così potremo serrarlo. Un altro andrà qui e un altro andrà qua giù. Tre cavicchie da 6 galletti e con questo stiamo a posto. Adesso dobbiamo terminare questa parte qua. Ora, due usi dovremmo avere: uno per metterci le telecamere come quella che sta riprendendo, quindi col buco e dado adatto alla macchina fotografica, che ha una misura Whitworth e non metrica purtroppo. L'altra ipotesi era quella di praticamente di creare un supporto per lo smartphone. Allora, al fine di fare il supporto per lo smartphone, praticamente ho pensato di fare questa cosa qua, questa specie di meccano fatto di legno. Farò una sorta di croce. Ho fatto queste qui, avete visto come le ho fatte. Qui ci mettevo un supporto, uno spessore per recuperare lo spessore della, uno qui, spessore e uno qui. Qui una molla, qui il perno, che praticamente andrà a stringere lo smartphone. Tanto ormai gli smartphone sono tutti grandi, questi li faremo mobili in maniera tale che potremo metterlo anche qua, per esempio per metterci forse il mio vecchio iPhone, ma non lo so, non penso, probabilmente rimarrà così. Qui c'entra il mio Xiaomi, c'entra questa scanalatura qua, servirà proprio per il bordo dello smartphone per serrarlo. E questo andremo a metterlo qui, qua, al posto del bullone per tenere la telecamera. Quindi abbiamo uno strumento versatile sia per smartphone che per macchine fotografiche, siano esse GoPro come la mia, che è un'imitazione da 40 euro, oppure quella che sta riprendendo, che è LG 360, ma non facciamo video a 360 in questo momento. Ora questo qui lo dovrò tagliare, illuminiamo un po' meglio, tagliarlo, fare il buchetto qui in mezzo che servirà per il bullone, eccolo qua, tagliato a filo, stondato questo e via. Praticamente adesso andremo a creare una sorta di pinza con vari pezzettini anche di recupero stessi, dalle perforazioni che abbiamo fatto sulle assi che compongono il supporto, quei buchi lì praticamente. Andremo a creare appunto una sorta di pinza regolabile, no? Che dovremo giocare con le dimensioni, con le quote, che andrà a sorreggere lo smartphone sul trespolo. Praticamente ho fatto, poi qui si muove tutto, ma non a caso sto facendo il trespolo per tenere lo smartphone. Ecco qua, ho fatto una fila di rondelle, guarda caso lo spazio è giusto per farci entrare la quota di topo. Adesso ne facciamo altri due.
Questo lavoro è servito per far sì che questi cosini che andranno qui in questa specie di forbice abbiano una scanalatura che possa imprigionare e meglio tenere lo smartphone. Allora, per mettere in piano mettiamo due di questi. Questo è come dovrebbe venire. Ne abbiamo due già rifiniti. E praticamente la situazione dovrebbe essere pressappoco questa. Un po' più allargato. Uno qui. Praticamente questo dovrebbe finire. Ecco, vedete che è preciso. Ci va. Problema è che io ho questo qua per metterlo in questa custodia e questo mi darà veramente noia, al che praticamente dovrò risolvere mettendo altri spessori oppure mettendo questi, per esempio qui. E questi qui. Questi qua, eccolo qua, che mi farà anche gioco, perché qui io poi avrò il problema di avere una vite oltretutto. Allora, il momento della base. La scelta alla fine è caduta su un ritaglio di lamellare di faggio e per fortuna sono andato dal mio fornitore, aveva questi ritagli da 3 cm, quindi con uno di questi faremo un cerchio che sarà pesante da tagliare con stiletto alternativo e faremo praticamente la base. Incolleremo questa parte qui in mezzo e poi metteremo questo qui. La base serve grande, perché deve essere pesante per sostenere non tanto questo, che alla fin fine è leggero, ma qui comunque ci sarà lo smartphone o un tablet o quello che sarà, insomma, perché comunque la testa poi sarà variabile come strumenti che andranno messi lì, o questa croce, appunto, abbiamo visto, che permetterà di tenere il mio attuale smartphone, che non siamo lì, oppure potremmo farne una un po' più grande per metterci un tablet, per esempio, oppure togliere questa, utilizzare questo buco per metterci la classica impanatura di una camera, come la GoPro, che attualmente sta facendo questa ripresa, oppure altre camere, oppure proprio una macchina fotografica vera e propria, che a quel punto sarebbe pesante, quindi giustamente serve una bella base d'appoggio.
Ora ho terminato la fase di finitura, taglio e finitura, ve l'ho risparmiata tutta perché sennò era noiosa. Ho fatto il buco, qui andrà a finire la caviglia che tiene, vedremo poi. Ora passeremo a praticamente, ecco, andrà a finire così. E adesso passeremo al trattamento del legno. Io ho una, diciamo, una mistura di olio di lino e trementina. Useremo quella data con un tampone. Passiamo al montaggio. Del braccio, prima di tutto. Buchettino fatto, voilà, mi bevo la vite, cacciavitore, ho sempre l'avvitatore rotto, eh. Un po' di esercizio non fa male. Bene, qualcuno direbbe preciso al millimetro. Ritorniamo indietro.
E voilà. Appena sarà finito il pezzo che abbiamo dovuto riparare, monteremo anche il resto. Ok, l'abbiamo rincollato, speriamo che tenga. Ho fatto tagliandole da quasi a tazza dei piedini da mettere qui. Eccoli qua. Ecco qua, ora dei feltrini e stiamo a posto, ma per il momento la base è bella stabile.